siamo della scuola campanaria di San Marco, questa scuola campanaria che ha iniziato la propria attività a Vicenza con sede a Monteberico nel 1918. C'è anche questo avvenimento che è il nostro centenario, sono 100 anni che con continuità questo gruppo di persone continua a mantenere questa tradizione di suonare le campane a corda. E appunto con l'occasione è anche stato fatto un libro col titolo Vicenza Campane e Campanari. Siamo qui questa sera a presentare anche questo strumento che sono gli handbells inglesi, quindi noi li chiamiamo più familiarmente campanelli. È uno strumento anglosassone che la squadra possiede dal 1988. Ci sono già 22 anni che suono anch'io i campanelli e ho creato il gruppo dei più giovani. È uno strumento che si presta a diversi tipi di musica. Il suono così, appunto, questo tintinnio ci richiama molto a brani come Jingle Bells. È vero che anche suonato negli altri periodi dell'anno va benissimo, immagino un Alleluia di Handel, per esempio, è un brano che riscuote sempre un certo successo, e non solo suonati da soli ma anche in altri contesti. Abbiamo suonato i campanelli per esempio con una cantante lirica, con il coro, abbinati ad altri strumenti, anche il violino, il flauto, e quindi si possono ottenere queste sonorità con queste ensemble davvero belle e particolari. Io sono più giovane del gruppo e mi sono avvicinato a questo strumento un po' per caso. Una sera d'estate stavamo tornando dalla gelateria e praticamente mi è venuto così a caso in mente di provare a suonare le campane. E dopo le campane si sono aggiunti anche i campanelli. Oh, questo suono particolare, questo suono dolce che comunque mi rende più tranquillo e cerco di portare alle persone anche le stesse emozioni che appunto posso provare io. Questo strumento è difficile da suonare perché bisogna essere coordinati tutti insieme per suonarlo bene. Praticamente queste qui sono le battute e ogni riga è una coppia di campanelli, cioè una persona che le suona, e ogni colonna è un quarto. In questo caso, ad esempio, non so, il 5-6 ce li ho io. E ogni volta che dico ai miei amici che suono i campanelli mi chiedono: ma i campanelli di chi? Io suono in un coro e quindi abbiamo collaborato, fatto coro più campanelli, quindi è uno strumento che si presta bene, oltre ad essere suonato da solo, anche in collaborazione con cori, viene fuori anche una bella cosa. In questo periodo abbiamo diversi concerti, più concerti a settimana, e ricordo in modo particolare il 13 di dicembre, il giorno di Santa Lucia, che andremo a suonare nella chiesa di Lisiera. E questo concerto verrà trasmesso anche su Radio Horeb.